D'Annunzio riprende l'interpretazione del mondo di Verga. Anche per lo scrittore pescarese, la legge fondamentale della vita è la selezione naturale. Ma al contrario di Verga, D'Annunzio sfrutta a proprio vantaggio questa condizione, non solo nei suoi scritti, ma soprattutto nella sua vita. Ricordiamo che D'Annunzio proviene da un piccolo e povero paese d'Abruzzo, e anche se la sua famiglia è ai vertici di questa società, D'Annunzio sa che si deve confrontare con l'Italia. Emerge così in lui la voglia di distinguersi dalla massa, ma si trova in un mondo nel quale grandi ideali risorgimentali sembrano finiti. Finita è anche la funzione dello scrittore che con la sua opera d'arte indica la nuova via. Egli però sfrutta a proprio vantaggio sia l'ultimo percorso che l'Italia deve compiere per la sua più completa unità, sia la nuova massa di possibili lettori che, non conoscendo la grandezza della letteratura italiana, possono essere affascinati più dalla musicalità della parola che dal suo contenuto. D'altronde, D'Annunzio vive in un'epoca dove i grandi ideali storici e artistici sembrano compiuti. Così, egli si sostituisce ad essi, diventando lui stesso un'opera d'arte, con il suo vivere inimitabile. Il poeta conquisterà a poco il posto di poeta vate, ma deve prima farsi conoscere. E allora crea ad arte scandali che lo portano sulle prime pagine dei giornali. In un primo tempo si rivolge ad un pubblico colto, raffinato, ma vuoto di ideali. Questo è il periodo estetico. Infine, dopo la scoperta di Nietzsche, sfrutta a proprio vantaggio la nuova società di massa, sia sfruttando un nuovo target di lettori, sia cercando di convertire le lotte di emancipazione del quarto stato in lotta per affermare la sua grandezza. È il superuomo che, non rinunciando al culto del bello, trasforma ciò che considerava il diluvio democratico che tutto sommerge in un esercito che esalta la sua grandezza.